In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Trovare uno che insegna con autorità era difficile quella volta quanto lo è oggi. L'arte del vero maestro è arte rara. Fan bene a lamentarsi che un'arte così nobile sia sottopagata. Ma è anche vero che di prof che insegnano con autorità, passione e professionalità non ne circolano poi così tanti. Nelle aule come nella vita può capitare che le emozioni diventino bufera che travolge. Nelle scuole ancor di più, perché ci si passa un mare di tempo e i rapporti sono stretti e le interazioni necessarie. Ma sta qui l'abilità del vero maestro, che nel contesto dell'aula gestisce il confine dei ruoli, conosce e riconosce anche in se stesso il potere delle emozioni e in virtù del suo essere adulto le sa governare e gioca d'anticipo ogni momento, non comprime la distanza con lo studente, che non è distanza di valore, ma di ruolo e di maturità. Non si confonde con lui. Ci sono confini. Un confine, ad esempio, potrebbe essere quello di non essere amici sui social network, fino a che rimane il rapporto di scuola. Niente telefono diretto, niente SMS, niente post o tweet. Oppure stare su questi confini con l'arte della misura, che non ammicca. Un prof deve servire, non sedurre. Torniamo al Vangelo. Qui troviamo il Maestro, il vero Maestro, Gesù, il quale insegnava con tale autorità da comandare perfino agli spiriti impuri, cioè i demoni. E già, perché sono tanti i demoni che si aggirano intorno alle cattedre dei maestri di tutti i tempi. Il demone della vanità, dell'orgoglio, della superbia, che facilmente colpiscono il prof narcisista e seduttore, o il malato di onnipotenza e di potere. Tutti questi demoni se ne stanno dapprima ben nascosti, ma poi ti sbranano inesorabilmente. E sapete perché? Perché il demonio non sopporta l'arte educativa, non sopporta la trasmissione della scienza e della fede. Ma Gesù non cede ai loro attacchi, anzi li stana dai loro nascondigli, come ha fatto oggi nel Vangelo a Cafarnao. Gesù non si fa intimorire. Comanda perfino agli spiriti impuri ed essi obbediscono. Così può parlare e insegnare, e il suo insegnamento stupisce, perché non è come quello degli scribi e dei farisei. La sua parola emoziona, fa vibrare il cuore, tutti se ne accorgono. Tutti furono presi da timore, tant'è che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità».